A Busto Arsizio, in provincia di Varese, nel 2009 è nata la cooperativa sociale agricola Cascina Burattana, una bella realtà che produce e commercializza ortaggi biodinamici. Proprio questo modo di fare agricoltura sarà il filo conduttore della nuova puntata di Pianeta Verde in onda questa sera alle ore 21. Qui il bio viene visto come una vera e propria scelta di vita, una scelta sana e rispettosa dell'ambiente e della salute dei consumatori, perché la qualità della vita è strettamente legata alla qualità dell'alimentazione. Insieme a Matteo Di Mattei scopriremo quali sono i principi fondamentali dell'agricoltura biodinamica applicati alla produzione di gustose e preziose verdure. Il principio fondamentale, perlomeno per noi, nasce dall'esperienza che ci ha portato a creare un'azienda agricola. Ossia, io e mia moglie moltissimi anni fa, ancora prima di sposarci, per moltissimi anni abbiamo frequentato la scuola di antroposofia, che è la scienza dello spirito, che è una nuova visione che Rudolf Steiner negli anni 20, attraverso la sua grande conoscenza, ci ha lasciato. A un certo punto ci siamo resi conto, attraverso questi tanti anni di studio di antroposofia, che ciascuno di noi era fortemente inserito e incastrato, nel senso buono del termine, in un concetto vivente estremamente più grande, che non era solamente la nostra parte dell'essere vivi come ci sentiamo in questo momento, ma era l'essere in continua interazione con delle forze straordinarie che provengono dal cosmo, che provengono dalla terra, nelle quali tutto ciò che è vivente soggiace, e che se si imparano a controllare, a guardare, a osservare, ti permette, con degli occhi nuovi che non sono più solo gli occhi materiali, incominci a renderti conto che esiste qualcosa di molto molto più grande. E questo molto più grande, sotto tutte le sue forme, può essere un grandissimo nutrimento per l'essere umano. Quindi non più solamente lo studio dell'antroposofia come nutrimento dello spirito dell'uomo, ma attuarlo in un senso pratico, che può avere tantissime forme, può andare dall'agricoltura, come abbiamo scelto noi, all'insegnamento, alla medicina, all'arte, quindi cominciare a collaborare con tutto il creato e con tutto il vivente per produrre un qualcosa che sia ancora più vivente, ancora più forte e utile all'essere umano. Quindi un qualcosa che non nutre solo il fisico, ma che nutre tutti i corpi di cui l'essere umano è fatto. Ortaggi, erbe aromatiche, erbe officinali e spontanee con i quali si possono realizzare ottimi piatti. Vi aspettiamo!